A Castel San Pietro Terme, nel Bolognese, è stata celebrata la gelateria italiana nella sua totalità. È successo a Palazzo della Varignana, dove, in una grande festa fatta di momenti istituzionali e conviviali, il Team Italia, campione del mondo della gelateria, è stato celebrato da enti e associazioni di categoria, ma anche da importanti input che hanno come obiettivo l'attribuzione al comparto del gusto un lustro che merita. L'Italia ha infatti vinto a gennaio scorso la 10ª edizione del Gelato World Cup, tenutasi all'interno della fiera SIGEP di Rimini, composta dal team manager Davide Malizia e da Domenico Di Clemente, Vincenzo Donnarumma, Rosario Nicodemo e Filippo Valsecchi. La squadra tricolore si è aggiudicata anche il premio speciale della stampa per Entre Gelato Gastronomico. Da ricordare che il comparto della gelateria produce circa 2 miliardi di euro l'anno e muove più di 70.000 posti di lavoro. Insomma, un grande business che è anche lavoro artigianale capace di coniugare tecniche, creatività, evoluzione tecnologica e sapienza antica. Un vero simbolo italiano nel mondo. Oggi celebriamo Celebration, l'evento dei campioni del mondo, dove dopo 20 anni l'Italia trionfa alla 10ª edizione 2024 di gelateria. Un grande risultato per questi quattro ragazzi, chiaramente io sono il team manager, l'allenatore, è stata una dura prova, 4 giorni di concorso, 10 ore al giorno di lavoro, 12 degustazioni e 3 sculture. Un'opera colossale, ma questa è stata la squadra invincibile. Tutto il mondo aspetta il Made in Italy, aspetta soprattutto il gelato che è nato in Italia. Che dire che noi come gelatieri, io rappresento un pochino un'icona della gelateria italiana, c'è anche una prospettiva sui gusti che differenzia degli altri di tanti anni fa. Oggi c'è un modo di mangiare il gelato in modo salutare. Senz'altro, quando una squadra italiana vince un campionato mondiale in qualsiasi settore del food, è una festa per tutti i professionisti, ma per tutto il mondo che mangia questi prodotti. Oggi siamo al Palazzo Veridiana a Bologna, nella prima collinetta che domina Bologna. La squadra con amici sono presenti, danno un impulso e uno stimolo anche ai giovani per il prossimo futuro di conquistare sempre la vetta.